Siamo pronti? Vai! Hai fatto allora? Perché voi tenete il mignolino alto così, no? Fate i discorsi. Ah, ma perché io non mangio la carne rossa perché gli allevamenti inquinano. Io vado a lavorare con la bicicletta perché non faccio l'inquinamento. Io non consumo la plastica, no? Fate tutti quei discorsi lì e poi dopo vi vantate. Sono stato in Corea, sono stato in Brasile, sono stato in Thailandia. Oh, ma un aeroplano consuma, a fare un viaggio intercontinentale, 75.000 litri di carburante. Sai quanto ci vuole consumare 75.000 litri di carburante? Ci vuole 20 anni un cristiano che rimane qui. Voi ne consumate 75.000 andare e 75.000 tornare. Poi ha voglia di andare a lavorare con la bicicletta per non fare l'inquinamento, o ha voglia di dire che non mangio la carne rossa, o l'olio di palma e tutte queste stupidaggini. Voi dovete pensare che i viaggi lunghi inquinano da morire, quindi inutile che voi mi fate gli ambientalisti e poi vado in vacanze in Giappone. Cosa vai in Giappone che consumi l'inquinamento di mezza Lombardia andare giù in Giappone? Ma stai a Cattolica, ma Cattolica è la fine del mondo e non lo sai. Poi qua abbiamo dei posti intorno che voi non vi immaginate bene. Io scommetto che la metà di voi a Ravenna non c'è mai stata, ma Ravenna è una roba che voi non vi immaginate neanche, perché è stata la capitale del Sacro Romano Impero. Ci sono stati i bizantini, che vedete i mosaici bizantini senza andare in Turchia a Istanbul, li vedete qui a Ravenna, una roba incredibile. C'è la Basilica di San Vitale, una roba bella, che te rimani estasiato da loro, che c'è che a Galla Placide nel mausoleo c'è tutto il soffitto col mosaico, con le stelle, che diventate matti. Stendhal, che lui voleva venire in Italia, tutti quelli che studiavano nell'Ottocento studiavano e dicevano: quando ho finito faccio il Grand Tour in Italia. Stendhal dove entrava sveniva morto per terra, perché era estasiato dalla bellezza che c'è qua in tutti i cantoni. Voi andate a Rimini c'è l'arte romanica antica, che c'è la chiesa che l'ha fatta Leon Battista Alberti, è del 1200, che la gente non lo sa neanche. C'è il ponte di Tiberio che l'hanno fatto i romani, che è stato in piedi anche ai bombardamenti. Adesso se fanno un ponte dopo 5 minuti crolla. Loro l'hanno fatto i romani, che era il quinto secolo. Ma voi vi rendete conto, no, che c'è l'arco d'Augusto a Rimini, che qui c'è una roba che dove ti giri c'è la storia, c'è l'arte, c'è tutto. Ma poi l'ho lasciata per ultimo perché è la più bella di tutti. Qui a mezz'ora di macchina c'è Urbino. Quando voi arrivate a Mercatale con la macchina, che vi trovate la facciata di Palazzo Ducale, allora davvero cadete indietro per terra. Io ero andato con l'amorosa, che lei studiava là, sono arrivato lì che lei doveva fare l'esame, ha cominciato a nevicare, ha cominciato la facciata a diventare bianca, ormai casco morto tutto lungo per terra, e voi andate in Giappone. Che cosa andate a fare in Giappone, che c'è tutto qua, che non consumate neanche la benzina? Da Milano venire a Cattolica sono 400 km, sono 40 litri di benzina. Ha voglia arrivare in Giappone, che sono 75.000 litri di carburante buttato nell'ambiente così. Ma vi rendete conto, no, che dite che mangiate la curcuma, mangiate i semi dei fagiolini per non inquinare, e poi prendete l'aereo e andate in Brasile? Ma vi rendete conto che nel cervello ci sono le ghiande o no? C'è tutto qua, ma venite giù, ci sono le grotte di Inferno, è una roba che se spengono tutti i lumi non si vede niente che il buio assoluto. Voi non sapete neanche cos'è, non lo sappiamo nessuno cos'è il buio assoluto, solo in fondo alle grotte si vede cos'è. Te vai, orca miseria, cos'è il buio assoluto? Ma allora quando sono nella camera la sera con le luci spente è giorno praticamente. Ma è una roba che dovete venire giù subito, io vi aspetto. Basta, che ho fatto il patacca abbastanza. Bye.